Buongiorno ragazzi, come avevo anticipato è una diretta per ricordare Villaggio e Bud Spencer. Allora, innanzitutto sono sempre a Roma, fa caldissimo, però insomma all'ombra si sta bene più o meno. Oggi è il 3 luglio, e il 3 luglio è una ricorrenza molto particolare. Personalmente, come già sapete, insomma io adoro Paolo Villaggio, al di là di Fantozzi, proprio per tutto quello che ha fatto, tutto. Le interviste stesse sono delle chicche e vi consiglio di guardarle. Molte io non le ho viste, mi sarà sicuramente sfuggito qualche cosa, però ho delle interviste lunghe di Paolo Villaggio che sono le mie preferite e ogni giorno sul web cerco altre interviste del genere, ma non le trovo. Simone Game 3, Emilio Ciolani, buongiorno, Lorenzo Bart, buongiorno. E insomma, io devo dire che quando successe questa cosa qui di Paolo Villaggio, non ci ho creduto all'inizio. Non ci ho creduto perché, essendo estate, e io stavo a Rimini, a Cesenatico per la precisione, era un'abitudine fare molto tardi. E quindi quel giorno io avevo fatto mattina, incontrai due ragazzi poi, guarda caso, a Cesenatico, mattina presto proprio le 4, 4 e mezza del mattino, e avevo incontrato questi ragazzi, avevo chiesto semplicemente un accendino, poi ci siamo inchiacchierati, e non mi ricordo come è uscito fuori Fantozzi, e allora da lì ho fatto l'imitazione, ah ma tu sai fare la voce di Fantozzi. E quindi si chiacchierava di questa cosa, di Paolo Villaggio, e siamo arrivati alla conclusione, insomma, ovviamente, che Paolo Villaggio è un grande. Si chiacchierava di questa cosa e condividevamo la grandezza di questa persona, di questo uomo, di questo artista, di questo genio. Poi io sono tornato a casa, sono arrivato a casa verso le 5 e mezza, 5 e tre quarti, e tanto ero stanco che sono crollato sul letto, bam. Quindi lui morì alle 6 e un quarto più o meno del mattino. E è stata una botta perché poi quando io mi sono svegliato ho ricevuto non so quanti messaggi. Io quel giorno mi svegliai con oltre 300 messaggi su Messenger, oltre 100-150 messaggi normali. Non avevo ancora Instagram, però insomma arrivarono messaggi da tutte le parti, YouTube, notifiche, di tutto e di più. E tra l'altro io ogni primo del mese andavo a vedere tutte le visualizzazioni dei miei video per fare un calcolo, quali aumentavano, quali diminuivano, quali erano da togliere. Beh, praticamente quel giorno, il 1° luglio, ovvero 2 giorni prima, il video Io sono la voce di Paolo Villaggio aveva, da qualche parte ho ancora la foto, lo screenshot. Comunque credo sulle 400 visualizzazioni, toh. Adesso sono oltre 425.000. È una cosa assurda. Poi da lì nacquero, insomma, i problemi che io lucro su Villaggio. Non è vero assolutamente. Io i video di Paolo, in cui imito Paolo Villaggio, li metto su YouTube dal 2010, ma in realtà Villaggio lo imito dal 1995, quindi insomma non è vero che io lucro su Villaggio e lo imito solo adesso che è morto. Posso capire che insomma i parenti abbiano capito questa cosa, abbiano interpretato così, ma informatevi prima. Lorenzo Bart, mitico villaggio sempre nei nostri cuori. Già, anch'io ho visto praticamente tutto il visibile su internet. Sì, poi in realtà io mi chiedo sempre quante cose ci saranno che noi non abbiamo mai visto di loro dentro Cinecittà, insomma non solo, cioè tutto il materiale che possono avere le varie sedi, Rai, Mediaset, chissà quante cose. In più la cosa triste, mi spiegava Mario Coco, anche lui oggi si sentirà, non so bene, male. È una sensazione particolare, quando ti muore un idolo poi te lo porti dietro, è una cosa strana, perché comunque faceva parte di te, della famiglia, anche se non lo conoscevi, anche se... Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di incontrarlo più volte ed è stato sempre una cosa emozionante. Poi devo dire questa cosa, io poi faccio anche collezione di foto con personaggi conosciuti e mi dispiace invece che
Villaggio non fa parte di questa collezione, non ho i miei preferiti, non li ho preferiti, i miei tre must, diciamo. Ne ho solo uno, che sono quattro in realtà. Però uno è arrivato dopo, poco prima di conoscerlo di persona, mi ero appassionato a Carlo Verdone e poi il destino, insomma, l'ho incontrato a Piazza dei 500 a Termini. Mentre Villaggio l'ho incontrato più volte, e beh, era un qualcosa di sensazionale, nel senso che, boh, a parte il fatto che la primissima volta che l'ho visto era il 2008, mi trovavo a Roma con un truffatore che in realtà voleva farmi credere, insomma, e poi c'è riuscito a farmelo credere, che eravamo a Roma per lavoro, invece non era vero, insomma, una storia lunga. Ragazzi, un giorno farò un racconto solo su questo, cioè ci si potrebbe fare un film. Su questo Donato, come disse lui di chiamarsi, poi non è vero, però vabbè. Insomma, ero con questo ragazzo e eravamo ai Parioli e lui a un certo punto ci siamo fermati, mi ha detto: "Guarda, c'è Paolo Villaggio". Io mi sono girato, ho guardato dentro il bar e ho detto: "Ci assomiglia". Poi invece ho notato che era davvero Paolo Villaggio, quindi davvero, come diceva lui, se l'arrivazione azzerata, cioè ho detto: "Cavolo". Solo che sapevo già del suo carattere, del suo essere burbero, che poi in realtà conoscendolo meglio non è che fosse burbero, era una difensiva. Villaggio aveva questo modo di fare, gli è venuto, non molti dicono: "Ah, ma i personaggi famosi sono fatti così". No, Villaggio si è dovuto difendere perché lui arrivava da fuori, non è romano, non era romano, lui arrivava da Genova, poi Costanzo lo portò a Roma. Tra l'altro, dopo pochi mesi a Roma, lui si rese conto che, insomma, era dura, che non poteva, insomma, faceva fatica, perché comunque Roma è bella da vedere, ma viverci non è facile, anche economicamente, eccetera. E ritornò a Genova, poi dopo un po' di tempo invece capì che gli mancava Roma e che Roma più che altro, no, che gli mancava Roma, no, perché no, questa no, a lui manca più Genova, mancava più la Liguria, la sua Genova, però più che altro a Roma ti rendi conto che oggi ormai non è più così, purtroppo. Ma ti rendi conto che certe cose le puoi fare solo a Roma, certe opportunità ce le hai solo a Roma, eccetera. Ciao Salvatore Rollo, Emilio Ciorani, io mi trovavo a Saragozza e la notte prima stavo elogiando la sua genialità con delle amiche, pensa. Stessa cosa a me, ne ho parlato la notte prima. Sì, io ne ho parlato poco prima, un'ora prima che lui se ne andasse. Penso alle risate che il ragionier Fantozzi sta facendo con il mega direttore Balabani, Grand Lad, figlio di put, Antimo D'Agostino. Ciao. Tu lucri sul villaggio, come si potrebbe dire una cosa del genere? Ma Emilio Ciorani, questo ormai è acqua passata, ma ai tempi avreste dovuto chiederlo a Elisabetta Villaggio o a Piero, perché io me la sono presa sempre con lei, ma in realtà è semplicemente lui più che altro. Poi non lo so, io. Una sensazione strana, è un non rapporto strano quello che ho io con Elisabetta Villaggio, perché è stata fino a poco tempo fa una disperata ricerca, un disperato tentativo di farle capire che io l'ho conosciuta. Sì, la prima volta, devo dire la verità, non sono ipocrita, la prima volta che l'ho incontrata ero emozionato per il cognome che portava. Poi ho notato che ha una sensibilità particolare. Poi lei doveva presentare un suo libro che si chiamava La Mastangrossa, io l'ho letto 4 volte. Quando gliel'ho scritto le ha fatto talmente tanto piacere che ha condiviso il mio messaggio pubblicamente più volte. Questo posso capirlo perché, insomma, è un piacere anche avere delle soddisfazioni personali avendo un padre così ingombrante, ma ingombrante il nome ovviamente, poi dopo il loro rapporto personale lo sapranno solo loro, questo è ovvio. Posso capire, mi metto nei suoi panni, come faccio sempre, nei panni di tutti, tranne insomma, di chi non serve o di chi non si pone, non si pone con le giuste maniere. Però quando si parla ragionevolmente io cerco di immedesimarmi e posso immaginare che comunque sia fastidioso, perché lei comunque, quando condivideva qualsiasi cosa inerente a se stessa, aveva un risultato medio, diciamo. Quando invece pubblica una foto col padre o qualcosa che abbia a che fare con Fantozzi, tutti cuoricini, mi piace, eccetera, che poi non ci fai niente, però.
Però insomma avrei voluto farle capire, poi forse lo avrà capito, non lo so, vedremo col tempo. Qui a Roma comunque, Roma è grande ma nemmeno tanto, quindi io a volte la vedo anche, ma non mi va di andarle a rompere le scatole e penso che vada bene così. Ci siamo visti più volte, anche alla festa del cinema, ci si incontra. Però insomma, si va avanti, vedremo. Il tempo è il miglior dottore, questa sembra una frase fatta, ma tra le varie frasi fatte questa almeno è vera. E quindi insomma io non lucro sul villaggio, semplicemente sono stato invitato al Formia Film Festival, dove tra l'altro non sono stato pagato e non solo io, però non aggiungo altro, anche perché insomma ci sono altre persone molto più importanti di me, nomi grandi che non faccio, che non sono stati pagati e saranno molto incazzati con questo ragazzo che non solo non ha pagato, ma adesso da Formia si è spostato in un paesino poco lontano per cercare di rifare la stessa cosa. Poi litigherà con questi, poi farà altri festival finché poi boh. E in questo festival mi hanno chiamato per ricordare Paolo Villaggio, in quanto c'era una proiezione della voce di Fantozzi, di Mario Sesti, e quindi eravamo io, Daniele Liburdi con Massimo Mescia della Volume Audiobooks e Milena Vukotic. Anzi, Milena Vukotic e poi noi. Milena poi è una donna stupenda, io già l'ho detto in passato, ho avuto modo di conoscerla ed è una persona meravigliosa, che mi ha altrettanto fatto scoprire la meravigliosità che ci può essere dietro a quei rari e pochi attori, che non si tratta di umiltà, si tratta proprio di essere persone vere. E mi stupisce, io la vedo così, più che conosco l'ambiente dello spettacolo a Roma, gli attori, eccetera, più vedo Milena come un pulcino che attraversa una strada piena di alligatori. E al di là dell'età, che secondo il mio parere lei non mostra 84 anni, anzi è andata ballando con le stelle, eccetera, ma Milena è un pulcino in mezzo agli alligatori. Io mi chiedo come può essere Milena l'arrabbiata, perché lei è sempre dolce, non mi ha mai dato del tu, mi dà sempre del lei. Poi c'è un video, l'avevo messo su Instagram, sul web, lo metterò più avanti, di un mio amico che fa il tassista, e lei sale in macchina e a un certo punto parlano di me, una cosa dolcissima, Milena è proprio dolce. E quindi mi dico, ma come fa? O lei è buona e carina, ma riserva magari per i momentacci, per la gentaccia, per i furbi, riserva la sua aggressività, perché non ce la vedo, io non me la immagino Milena arrabbiata. Comunque è una gran persona. E poi, vabbè, insomma, non mi ricordo più perché sono arrivato a Milena Vukotic. Ah sì, per il Formia Film Festival. E al Formia Film Festival sono andato ovviamente vestito da Fantozzi, ho ricordato Fantozzi, Paolo Villaggio, c'è anche il filmato sul mio canale YouTube. E praticamente c'erano dei ragazzi, io in quel periodo ero proprio per strada a Roma, ero già per strada. Dei ragazzi avevano un chiosco lì al Formia Film Festival. Questo chiosco aveva un nome che non faccio per evitare problemi. Io semplicemente, lo capisce anche un bambino, era un video fatto col mio telefono, vestito da Fantozzi, dove faccio una battuta sul nome di questo chiosco. Io lucro, quella era una pubblicità, si vedeva che era un video fatto col telefono, no, no, quella è una pubblicità di scarso livello. E da lì insomma un po' di problemi, però è acqua passata ormai, ne sto parlando perché è giusto citare anche queste cose qua, però. Francesco Lolli, ho sempre immaginato Bud Spencer come un grande padre, adesso mio figlio che viene dalla Mongolia lo adora, ovviamente anche Villaggio. Io avrei voluto vederli insieme, infatti l'immagine di copertina di questa diretta è un'immagine che avevo fatto io tempo fa, perché appunto mi ero immaginato, gioco di parole, un film con loro due, un'ipotetica copertina. Mi sarebbe veramente piaciuto tanto fare qualcosa, cioè a vedere qualcosa che insomma avesse sia Bud Spencer che Paolo Villaggio, però di sicuro si conoscevano, si sono conosciuti nel 29, nel 40 credo, sì, no, nel 50, perché Bud Spencer era 21enne, si sono conosciuti in Liguria in occasione di una gara di canottaggio, credo. Perché comunque Bud Spencer ha fatto di tutto, non solo nuoto e non solo pallanuoto, ha fatto un po' di tutto e ha fatto anche canottaggio, o pallanuoto, credo. Comunque, insomma, era una partita a Genova, non proprio a Genova, è un paesino di Genova che non ricordo, ma basta cercare l'intervista che
che ha fatto Victoria Cabello. Victoria Cabello è rimasta male quando l'ho conosciuta perché io le ho detto: Victoria, io ti invidio. E lei mi ha detto: che carino che sei. Gli faccio: no, io ti invidio per un altro motivo, non perché fai la TV. Ti invidio perché sei, penso, l'unica che ha intervistato nello stesso pomeriggio, nella stessa puntata, Bud Spencer e Paolo Villaggio. Ah, grazie. Ed è rimasta male perché lei si aspettava tutt'altro. Ma io veramente non. Sono contrario a questa logica di dare l'importanza a una persona solo perché conosce Tizio o perché ha lavorato con Tizio. Però in quel caso lì io ho voluto dirglielo, era inevitabile. Come mi è successo 3 mesi fa di incontrare Sergio Castellito in stazione Termini e gli ho semplicemente detto: guardi, io volevo solo chiederle una foto. Lui mi ha detto: come no, come no. E mentre facevamo la foto mi ha detto: ma mi sembri giovane. Qual è il mio film che ti piace di più? Io ho visto solo un film con Castellito, quindi gli ho detto: guarda, io ho visto solo Io non ho paura. Però c'è un mio idolo, beh, Villaggio è il mio idolo, insieme a Bud Spencer e Stallone sono i miei tre. Poi Stallone in realtà non è un attore, ma è un motivatore. Però comunque Stallone ha lasciato il suo segno anche lui e si è distinto dagli altri. Perché comunque quando vedi i film Schwarzenegger arriva che già ammazza tutti, cioè tutti così. Stallone invece per tutto il film le prende, poi alla fine le dà. È molto più veritiero. E comunque gli ho detto a Castellito, quando l'ho visto, gli ho detto: Villaggio la invidiava per un film che voleva fare lui, poi ha fatto lei, La carne. Ah, e questo è il motivo per la foto. Gli faccio: no, 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 assolutamente. Però anche lui mi ha detto: è strana come cosa, però insomma ci devi tenere molto a Villaggio. E gli ho detto: beh, abbastanza, anche perché sono un erede naturale della voce. E lì lui è rimasto, mi ha detto: ah, allora adesso si spiegano tante cose, complimenti, eccetera. Ma grazie. Bud Spencer e Paolo Villaggio. E infatti sono state 2 estati molto particolari, perché l'estate del 2016, appunto il 27 giugno, se n'è andato Bud Spencer. Ed è stata anche lì una cosa incredibile. Però devo dire, lì purtroppo, anche se non ci credevo, ci ho creduto, è una cosa a cui ho creduto più velocemente. Mentre Villaggio, si sa, più volte faceva uscire articoli, uscivano articoli, notizie false sulla scomparsa di Villaggio. Quindi io non ci credevo. Quella mattina, dicevo, mi sono svegliato con un sacco di messaggi, di chiamate, eccetera. Il primo messaggio, proprio appena sveglio, che ho letto era: condoglianze. Siccome stava poco bene mia nonna, io, anche per quanto non ci vada molto d'accordo, ho chiamato mio padre per chiedere come andasse. Lui mi ha detto: no, no, è tutto a posto. Ho detto: no, perché ho ricevuto delle condoglianze. Mi fa: ah sì, ma perché è morto Paolo Villaggio? E io ho pensato: no, ma non è morto Paolo Villaggio, semplicemente un'altra volta è uscita una bufala. Ha bisogno? No, che sono qua con Marcello, mi sta continuando a guardare, mi sento un po'. No, pensavo volessi dirmi. Assolutamente no, però ci dà cosa da prendere Ah, non vuole essere visto. in mutande. Vabbè, boh, mi metterò così, che te devo dire. Cosa stavo dicendo? Ogni volta mi distraio, è una cosa incredibile. Io non ti volevo dire Cosa stavo niente adesso. dicendo? C'è qualcuno che era al segno come a scuola? Ciao Victor, Ivan Saladino. Ivan Saladino, io ti ringrazio. Ecco, un'altra cosa che mi ero scordato, che avrei dovuto fare prima di parlare di Villaggio e Bud Spencer, è ringraziare tutti voi, tutti coloro che hanno visto la diretta in cui spiego che andrò in Spagna, alle Canarie, e si stanno muovendo insomma per aiutarmi, eccetera, per il volo, insomma. Quindi ringrazio Ivan Saladino e Giuseppe Scucci Marri. Giuseppe lo vedrò dopo domani. E poi ringrazio insomma un po' tutti voi, però come ho già detto, anzi dov'è? Sto comunque sempre preparando il video di ringraziamenti. Questa è la stessa lista dell'altro giorno, ma sul telefono mi sto segnando anche altri nomi ripercorrendo le varie chat, perché insomma non bisogna dimenticare nessuno. E ritornando al discorso di Villaggio, poi in poche parole ho capito che era vero quando andai proprio sul profilo di Elisabetta e vidi che lei aveva condiviso una foto di Paolo giovanissimo con loro due bambini per mano, loro due intendo lei e Piero, fratello.
a Cortina d'Ampezzo e c'era scritto: "Ciao papà, ora sei libero di volare". E lì sono sprofondato sul divano, mi sono seduto e ho detto: "No, la vita non è eterna per nessuno, però Villaggio è stato veramente... Io in parte in realtà faccio il pirla, rido, scherzo, però devo ancora superarla, cioè non ci si crede, quando guardo i suoi film non ci si crede, ecco. VK, ciao. Io vorrei tanto vedere le puntate del Maurizio Costanzo Show con lui ospite. Ho caricato quella del 92 più un altro paio, adesso introvabili. Mi mancano quelle delle quali si possono trovare due frame su Vimeo. Guarda, non so, io so che la primissima puntata del Costanzo Show fu proprio con Paolo Villaggio ospite. C'era fino a poco tempo fa una bellissima intervista a pezzi del Costanzo Show con ospiti Paolo, Plinio Fernando, Gigi Reder, Milena e basta, credo, vestiti, coi vestiti di scena, vestiti proprio da Fantozzi, Pina, Mariangela e Ragionier Fidini. Non so che fine abbia fatto, però Milena soprattutto mi aveva colpito, lì era veramente... boh. È ancora bella per carità, però era veramente bellissima. De Gustibus, ciao Victor, saluti dalla Sicilia. Baciamo le mani. Francesco Amzai, ciao. TSC 96, Villaggio e Faber, due geni immortali. Ebbene. Emilio Ciorani, Piero è un po' strano, non sono mai riuscito a inquadrarlo. Permettendo che mi baso sui video e non l'ho mai conosciuto personalmente. Si tratta di restare umani, sono d'accordo. Sì. Beh, Piero non l'ho mai inquadrato neanch'io, forse è più lui che ha inquadrato me. Già all'inizio mi guardava male, però insomma è pieno di imitatori, quindi io capisco che come lui mi ha detto, lui mi disse: "Guarda, carina la tua idea di voler fare Fantozzi", che poi non era mia l'idea, era di un'altra persona che voleva fare un remake di Fantozzi, poi invece alla fine insomma risultò tutt'altro, questo non era neanche un regista, era un po' così. Però insomma... Piero, la prima cosa che mi disse era appunto: "Ma tu sai chi è Gianni Fantoni? Noi abbiamo Gianni Fantoni che fa Fantozzi, noi abbiamo già un imitatore che lo fa uguale", quindi non... E mi ha fatto capire insomma che non erano interessati, eccetera. Elisabetta invece sì, quando feci la voce del padre la prima volta rimase abbastanza stupita. E lui è stato il complimento più bello, Paolo Villaggio, quando gli ho fatto l'imitazione mi ha detto: "Ah sì, al Parioli la prima volta che gli ho fatto l'imitazione, ma si è girato, mi ha detto rifallo", perché lui era di spalle con una tonaca che aveva poi in tante interviste, marrone lunga, era di spalle che stava mangiando qualche cosa. E questa persona, questo truffatore Donato, continuava a dirmi: "Ma vai da Villaggio, fagli l'imitazione". Ho detto: "No, questo mi spara, mi fucila". Invece con coraggio mi sono avvicinato. E quando ero a 1 metro da lui gli ho detto: "Scusi, ma lei si permette di prendere il caffè così in un bar qualsiasi davanti a tutti, senza uno straccio di guardia del corpo?" Lui pian piano si è girato e lì io veramente mi sentivo un millimetro, minuscolo. Lui si è girato, mi ha detto: "Rifallo". Io ho detto: "Ma signor Villaggio, se vuole io posso parlare un minuto, un'ora, una vita con questa voce, perché sono leggerissimamente incastrato in queste corde vocali". E lui ha sorriso, mi ha fatto così, mi ha detto: "Bravo, bravo, di dove sei?" "Guarda, maestro, io sono di Rimini, anzi, Rimini, Rimini". "Ah, allora era meglio New York, New York, forse". Ah. Ha salutato il barista e se n'è andato. Il barista mi stava guardando con gli occhi strabuzzati, gli ho detto: "Perché mi guarda così?" "Ma perché io pensavo sinceramente che Villaggio ti sparasse davvero, che non parla mai con nessuno. Comunque complimenti, lo fai davvero uguale, forse è questo che lo ha colpito". Gli ho detto: "No, guarda, grazie". Io in quel momento poi dovevo ancora realizzare che ero davanti a Villaggio, cioè una cosa incredibile. Poi l'ho incontrato più volte e mi è dispiaciuto che insomma la foto non la volle fare lui. Secondo me gliel'ho chiesta in un momento in cui lui non aveva voglia. Boh. Però grande Villaggio. Si tratta di restare umani. Antimo D'Agostino, 84 anni. Sì. 84 anni li aveva a Villaggio quando se ne andò e adesso li ha Milena Vukotic. Jessica Faittini, ciao. Antimo D'Agostino, Victor, come direbbe Lino Banfi, sei un bravo ragazzo. Una persona grandiosa e umana la Vukotic, molto difficile da trovare una persona come lei in un mondo di arroganti come questo. Francesco Anzai, sì. Milena, boh.
Non so, è una cosa incredibile. Poi boh, c'ha questo modo di vestirsi molto carina. È particolare, è particolare. Emilio Cioriani, a Victor Victoria dice: la guardia del corpo di Bud Spencer è uscita portando l'abbraccio. Sì, io ho un canale che non sto più seguendo su YouTube che si chiama Cult World, tutta una parola, Cult World, mondo cult, e dove ho caricato vari pezzi e ce n'è uno, appunto, basta schiacciare, basta digitare sul web, su YouTube, Paolo Villaggio e la guardia del corpo di Bud Spencer, e ho fatto degli spezzoni, spezzini, come si dice in italiano? Vabbè, ho fatto degli estratti, non solo di commedia italiana, ma anche di interviste, di cose. Cult World, ci sono anche delle colonne sonore introvabili, semplicemente perché io... Così. Vai via, ciao. Ci vediamo più tardi. E praticamente ho tagliato dall'audio dei film... Ho tagliato dall'audio dei film tutto quello che potevano essere i rumori, eccetera, e sono riuscito a caricare su YouTube, basta che le cercate, ne trovate solo una versione perché l'ho messa io e basta, delle musiche molto rare come la Samba di Fracchia, quella è un capolavoro, quella è un capolavoro, la Samba di Fracchia e la Belvumana. Grande. Nicolas Di Dio. Poi se non fai la monetizzazione non guadagni con i video, quindi qualcosa volevano da te i familiari? Ridicoli davvero. Ma guarda, ci sono tante altre cose. C'è stato anche un tentativo di chiarimento, perché comunque io il 26, il 27 e il 28 aprile scorsi... Chi è? Oh, Giovanni Vernia. Ah, ma non è qua su YouTube. Ah, mi è arrivata una notifica da Giovanni Vernia. Vabbè. Giovanni, mi è arrivata una tua notifica su Instagram, credo. Ti saluto se vedrai questa diretta. Ti stimo, fratello. Detto questo, sì, praticamente da loro arrivò questa... No, ma da loro, da Elisabetta, mi scrisse su Facebook, quando tu fai un evento, decidi tu a chi mandare l'evento. Io l'ho mandato a tutti. È arrivato anche Elisabetta, lei mi ha scritto, ciao Victor, molto carina è stata. Ciao Victor, purtroppo non sono a Roma in quel periodo, non riuscirò a venirti a vedere a teatro, ma un giorno mi piacerebbe parlare con te. Davanti a un caffè, una cosa simile. E io gli ho scritto: Ciao Elisabetta, innanzitutto mi stupisce ricevere un tuo messaggio, mi fa piacere, buona giornata, non ti preoccupare, ci saranno altre occasioni. E lei mi ha scritto: Caro Victor, io e mio fratello siamo persone per bene. L'unica cosa che a noi dava fastidio è che tu usassi, tra virgolette, lui, cioè nostro padre, a fini commerciali. Mai usato Paolo Villaggio a fini commerciali. Tra l'altro mi hanno salutato, eccetera. Vengo a sapere appunto che ci sarebbe stata una presentazione a Roma, Cola di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, la Feltrinelli, delle maglie di Fantozzi. Io sono andato e vabbè, ho notato varie cose che poi io non so da dove arrivino, però Neri Parenti, il regista Neri Parenti, quando io l'ho conosciuto sulle scalinate del Palazzo dell'Esposizione nell'inverno del 2018. Io mi avvicinai e gli dissi: io sono un grandissimo fan di Paolo Villaggio e praticamente mi è rimasta la sua voce e volevo salutarla appunto come lo chiamava lei sui set, Sorneri, anzi Sornè, perché lei lo chiamava Sorpà e lui la chiamava Sornè. Ragazzi, lui ha tirato fuori un fazzoletto, si è commosso. Adesso di punto in bianco, quando mi ha visto, non, ha fatto capire che non c'era proprio apprezzamento. E quando sono entrato alla Feltrinelli in mezzo alla folla, pian piano mi sono guadagnato il mio posticino. Neri Parenti stava parlando in quel momento e io l'ho guardato in quel momento, ma neanche a farlo apposta, ragazzi, due signore si sono accorte. Nell'appoggiare una mano alla mensola di questa libreria, una mensola per vedere anche chi ci fosse di fianco a Neri Parenti, stava cascando un libro e io l'ho raccolto, l'ho rimesso a posto, una signora mi ha guardato e ho fatto come faceva Villaggio, ma mi è venuto spontaneo, gli ho fatto un attimo così. E lui guardandomi ha chiuso gli occhi, poi ha riguardato la gente dicendo: comunque colgo l'occasione, Neri Parenti, dato che ci sono altre persone che stanno arrivando e magari non hanno sentito, che non ci sarà nessuno al mondo che potrà imitare Paolo Villaggio, quindi toglietevi dalla testa questa cosa. Non so, casualità. Cioè lui si commosse la prima volta, adesso guarda caso non... Boh. Io voglio dire, che tu non sia d'accordo con me per una cosa, ok, però le imitazioni le fanno tutti. Allora, scusa, tutti i figli di quelli che imito dovrebbero essere... Poi, boh, non lo so, ragazzi. Ciao,
C'è comunque da contare che loro hanno perso il padre, quindi sarà stata anche un po' la rabbia a farli parlare, non lo so, però non ho mai, boh, non lo so. Poi tra l'altro a noi dispiaceva che tu usassi nostro padre a fini commerciali, che non è vero. Vado alla presentazione, quanto costano le magliette di Fantozzi? 30 euro! 30 euro, ragazzi, io con 5 euro quando stavo in mezzo alla strada ci mangiavo 2 giorni facendo la formica. 30 euro una maglietta. Comunque, Alessio La Spezia, ciao Victor. Scorpione Joker 15, ciao Victor. Condoglianze, di questo parlavi, Francesco Lolli. Sì, di condoglianze, poi l'ho recuperato questo discorso, nel senso che condoglianze, condoglianze, pensavo, oddio, come condoglianze? E poi molti mi scrivevano in quel periodo, tra l'altro, all'inizio non avevo capito, perché appena sveglio vedi solo le anteprime dei messaggi. Tipo stavo con una specie di oca che ha 20 anni più di me, a cui ho voluto davvero bene, per carità. Io, quando si tratta di queste cose, sono molto sincero e molto onesto e molto leale, purtroppo, cosa che oggi significa subire. Tra l'altro, proprio ieri sera ho avuto una piccola frattura di cuore, diciamo. Ultimamente, insomma, avevo delle illusioni nei confronti di una comica di cui non faccio il nome, una giovane comica. Conosciuta, per carità, anche per quello non voglio fare il nome, perché è spesso in televisione, di una giovane comica con cui mi sentivo e sembrava che. E poi ieri sera ero appunto con Mario Coco, che è stato testimone di questa cosa, ed è stata una scena da film, perché sembrava già un film. Cioè, Mario Coco, critico Rai, comico, eccetera, che sembra Pozzetto. Io e lui camminavamo, lui sa benissimo di questa mia cosa, perché siamo tutti i giorni insieme. Vediamo. Stavano camminando, non c'era motivo per fermarsi. E io ho detto, fermiamoci un attimo su sti scalini che mi faccio una sigaretta. C'era lei che si stava baciando con uno che non so chi sia, però. Vederlo così, proprio a 2 metri, fa abbastanza male, devo dire, abbastanza strana come cosa. Ma detto questo, stavo con un'oca in quei tempi e lei mi scrisse, sei chiuso nel tuo dolore? No, sei chiuso nella tua sofferenza, una cosa del genere. Io dissi, boh, questa è scema. Avevamo litigato la sera prima, ma per una cazzata. E io risi perché dissi, ma questa pensa che io adesso soffra per una cazzata come quella di ieri. Invece lei intendeva villaggio. E poi invece ho scoperto che purtroppo villaggio non c'era più. Ma in realtà non c'è più la persona, l'essere umano fisico. Ma perché io dico che villaggio è un genio? Io odio con tutto il cuore questa cosa che adesso chiunque muore, addio maestro. Ciao maestro, in realtà uno è maestro solo perché è vecchio, perché a una certa età si è maestri. Ma io penso che maestro lo si possa dire veramente di pochi, di villaggio lo dico. Molti sento che chiamano maestro Lino Banfi, ma adesso non perché io con Lino Banfi è successo quello che è successo, chi se ne frega. Ma anche Boldi, maestro, Enzo Salvi lo chiama maestro, vabbè, grazie, lo fa lavorare. Però maestro, maestro di che? Con tutto il rispetto che ho per Massimo. Ma anche per Lino Banfi, insomma, perché comunque è comunque un artista che ha saputo strapparmi qualche risata. Ma con Villaggio stiamo parlando di lacrime. Cioè, io quando ero piccolo dovevo fare pausa nei film di Villaggio dal ridere in certe scene, certe cose. Sogni mostruosamente proibiti è secondo me uno dei film più comici che ha fatto. Mentre Bud Spencer, beh, il primo film che ho visto con Bud Spencer è stato anche Gli angeli mangiano i fagioli. Erano gli anni 90, penso che fosse. Di sicuro no, prima del 96, perché io ancora non andavo alle elementari. C'era questo film, mi incuriosì perché era la scena finale in cui dovevano appunto scappare dai cattivi, si chiudono dentro il magazzino e lui e Giuliano Gemma cominciano a picchiare tutti, bellissimo. E quindi non capivo, ridevo, ridevo, ridevo. E mio padre mi disse: Ti piace questo qui che picchia tutti? Sì. La prossima settimana danno un altro film suo, lo registriamo così te lo guardi. Ah, che bello! E avevo visto che, notai che cambiò il partner, non era più Terence Hill, ma era Giuliano Gemma, e quindi non capivo. Poi ho visto un altro film, sempre questo biondo con gli occhi azzurri, in un altro film ancora, ho detto, boh, forse quell'altro era là per sbaglio. E pian piano, crescendo, insomma, Bud Spencer e Terence Hill. Bud Spencer e Terence Hill, devo dire che ho avuto un rapporto strano con i loro film nella mia avventura. Quando io stavo per strada, fino a pochi giorni fa, diciamo, un mese fa, un mese e un giorno fa io arrivavo dentro questa casa. E fino a un mese fa, quando io vivevo per strada,
La notte, quando trovavo le zone wifi, per non sentirmi troppo solo, il wifi cosa guardi? Video. Non riuscivo a vedere i video di Bud Spencer e Terence Hill, solo le scazzottate. Perché c'era questo rischio? I loro film fanno venire fame, ma davvero. E quando sei per strada, tu pensi di farti due risate, ti viene fame. E quindi, boh, io mi sono dovuto un po' allontanare da queste cose, però è strano, ma. E ringrazio già che ci sono, anche se posso già contare sul fatto che non vedrà mai questa diretta, ma ringrazio Mario Girotti, ovvero Terence Hill. Sì, perché adesso poi ci sarà chi dirà: no, ma non è vero, non ci credo, il cappello di Stallone, hai conosciuto Villaggio, non ci credo. Ragazzi, cioè, sono esseri umani come noi, venite a Roma e si incontrano, cioè bisogna organizzarsi, bisogna avere un po' di coraggio, di voglia, di passione. Certo, Terence Hill non è che l'abbia incontrato perché avevo coraggio, voglia e passione, è stato puro culo. Mi sono addormentato al Pantheon e quando mi sono risvegliato, vivevo proprio per strada, ero stato da poco su Rai 3, da Bianca Berlinguer, e praticamente vedo una folla di turisti, sia americani, italiani, tutti, in cerchio che chiedevano una foto a qualcuno. Ho detto: ammazza, c'è qualcuno di grosso. Mi viene da sbadigliare. Mi sono alzato, mi sono stirato, sono andato verso questa folla. Porca miseria, Terence Hill. Con i Ray-Ban, il cappellino basso, mazza. E praticamente mi sono avvicinato, gli ho detto: io avevo il telefono spento e mi stavo mangiando le mani, cavolo, io che faccio le foto con tutti, con Terence Hill non riesco, avevo il telefono spento, gli ho detto: scusi, io ti do del tu, voglio solo darti la mano. E lui mi ha detto: certo, come no? Ho detto: vabbè, tu sei Trinità, io capisco, Don Matteo, per carità. Ma tu sei Trinità, c'è poco da fare. Io mi ricordo di quando davi gli schiaffi. Lui mi ha guardato un po' così e io ho detto: oddio, che ho detto? Invece mi ha guardato e mi ha detto: ma tu ti chiami Victor? Gli ho detto: sì. Ah, ma tu sei quel ragazzo che fa la voce di Paolo Villaggio. E ho visto che su Repubblica la tua storia, ma sei ancora in queste condizioni? Gli ho detto: sì, io sto ancora per strada. Anzi, l'ho notata perché ero qui su una panchina che stavo dormendo. Ma porca miseria. Però, guarda, non voglio sembrare banale, ma quello che fai tu è una cosa coraggiosa. Ti faccio veramente i miei complimenti. Hai un minuto? Un minuto. Ma io per lei ho. E lì gli ho ridato del lei. Io per lei ho un giorno, una vita, una settimana. È andato dietro un angolo, non l'ho voluto seguire per rispetto. È andato dietro l'angolo, dopo un po' è tornato e mi ha dato dei soldi. Una bella cifra di soldi. Mi ha detto: guarda, non sono tanti, però cerca di farteli durare. E quando vedi a Roma che faccio degli eventi, qualche cosa, rompimi le scatole, scrivimi sul web, cerca di raggiungermi. Ed è stato di parola, una grande, grande persona, che poi mi ha portato a conoscere anche Giuseppe Pedersoli, il figlio, e Cristiana, la figlia, una delle due figlie di Bud Spencer. Guarda, una cosa incredibile, Terence Hill, un uomo d'oro, quindi non vedrai mai questa diretta, ma se dovessero fartela vedere io ti ringrazio. Ciao Vic. Mi fai Non è infarto è 13 di Lino. Che frase è? Che film è? Io, ragazzi, molti pensano che io facendo queste voci li abbia visti tutti questi film, ma non ho mai visto Cornetti e la Crema, non ho mai visto Al bar dello sport, non ho mai visto Bianco, Rosso e Verdone, ho visto solo qualche scena, non ho mai visto Un sacco bello, non ho mai visto Troppo forte, non ho mai visto un cazzo, direte, non ho mai visto tante cose, non ho mai visto un film con Alberto Sordi. Qui è tosta, però insomma, un giorno ci devi raccontare la storia del tuo cappello di Stallone, Guglielmo Valentini. Ma è molto semplice, praticamente c'era un festival a Roma di poesia, l'organizzatore che era gay, c'è niente di male, però stravedeva per me. Mi disse: no, devi venire, devi fare questa cosa, c'è questa lettura di poesie. Sì, lo so che non avete capito nulla, ma lui parlava così. C'è questa lettura di poesie, mi piacerebbe perché hai una voce bellissima, e lui, insomma, se tu sali ti faccio leggere due testi. Faccio leggere due testi, e alla fine gli ho detto: ma sì, andiamo. Sono andato in camera d'albergo, ho deciso praticamente di leggere queste poesie con la voce di Ferruccio Amendola, o meglio, con la mia imitazione della voce di Amendola, che purtroppo non è uguale, magari avere la voce di Amendola. Ho letto queste poesie e c'era tra il pubblico Claudio Amendola, che rimase veramente stupito di questa cosa. E ci siamo conosciuti e lui mi disse: sai che in questi giorni chi c'è a Roma? Ho detto: no, chi c'è? E lui mi disse: c'è Sylvester Stallone, il mio idolo assoluto.
Insomma, lo incontrai il giorno, io dovevo partire la sera stessa, invece fu molto gentile e beh, praticamente il giorno dopo io non ci credevo, sono andato proprio al The Space, al piano di sopra, non so se fossero uffici, non mi intendo molto di queste cose, ma si aprì la porta e entrò prima una signora, no, perché era forte, era particolare perché era italiana, ma aveva tutto questo modo di fare inglese, con i capelli corti. Ed era più alta di Stallone. Vabbè, Stallone, ragazzi, è poco più alto di me. E entrò lui e io, fantoziano, ma è Stallone. Fu una grande cosa, una grande cosa. Io non sapevo molto cosa dirgli. Gli parlai del mio non rapporto con mio padre e gli dissi: sembrerà strano, tu non sai neanche della mia esistenza, ma molte cose nei miei periodi brutti le risolvo guardando i tuoi film, specialmente Over the Top. Ti ringrazio e sorvegliato speciale. Ah, bene, bene, let's get together. Lui parla così. Very fine, very fine. Yeah, well. I hope you have a great career. Ma detto, io ti auguro una grande carriera come comico. Non so se tu faccia ridere, ma a vederti sei simpatico. Poi 18 kg di mano, e non me lo sono mai tolto. Quasi. Beh, Stallone è una grande persona. Invece Schwarzenegger non l'ho incontrato per 2 minuti. Per 2 minuti. Però, che lo racconto a fare? Se non l'ho incontrato, che lo dico a fare? Schwarzenegger. Un giorno. Ok. Antimo D'Agostino, il rifallo di Paolo Villaggio rivolto a te. Sconvolgente, lo puoi rifare? Ma la voce ultimamente di Paolo Villaggio era questa. Lui faceva fatica un po' a parlare, quindi era rimasta di base la voce di Paolo Villaggio, ma faceva fatica a esprimersi per il diabete, per il caldo, per il gonfiore, per il dilatarsi nelle corde vocali, il rifallo. E io rimasi malissimo. Ma lei che cosa fa nella vita? E gli dissi: io faccio il comico, signor Villaggio. Il comico non famoso, però, perché non l'ho mai sentita. No, no, io non sono famoso, ho capito. Ma lei fa la mia voce nei suoi spettacoli? E io lì rimasi, sì, faccio la sua voce anche. Voglio i diritti? Sto scherzando ovviamente. E fu una gentilezza assurda. Ti vedo accaldato, salivazione leggerissima. Ma guarda, sono in casa dove si sta anche bene, per carità, però fa un caldo assurdo qua a Roma. Nelle vostre città com'è? Beh, Torino penso che sì. Ma scusate, dice Emilio Ciorani. Un imitatore che va in prima serata e imita un personaggio celebre deve pagare la SIAE? Dipende dalle conoscenze, dipende da tante cose. Guarda, non è facile, non è facile, però io so solo, posso solo dirvi appunto che Piero questo mi ha detto: noi abbiamo già Gianni Fantoni, e quindi, in poche parole, da vecchio, da Papi Antersecchio, una caforata. Vabbè, ma sai, guarda, anche la moglie di De Sica non può vedermi perché dice: tu. Cioè io faccio la voce di suo marito, Christian De Sica, di suo cognato Carlo Verdone. Adesso che faccio la voce di Verdone, poi insomma, penso che Silvia sarà proprio. Cioè, se prima non poteva vedermi, adesso sono nell'inferno. Mamma mia, vabbè, che ce devi fare? Una caforata! Vero, fra GR87, un po' di Fantozzi in lui. E beh, insomma, era meglio Stallone. Saranno magliette di cashmere. Sono semplici magliette bianche con una stampa di Banfi sopra. Antonello Caddeo, Victor, cos'è successo con Lino Banfi? Sei arrivato adesso, tu sei rimasto indietro, ragazzo. Non è successo niente, semplicemente vai a vederti il video Fantozzi non è morto, dove io e lui sembriamo grandi amici, lui sembra molto intenzionato ad aiutarmi. Ecco, poi vediti i video seguenti, insomma, dove io sto per strada, eccetera, e capirai se mi hai aiutato davvero o no. Non c'è bisogno di chiederlo. Hai mai visto quando c'era lui, caro lei? Francesco Lolli, non solo ho visto quando c'era lui, caro lei, ma qualche giorno fa con Mario Coco ho conosciuto un'attrice che era appunto con Mario, è stata anche molto carina. Un'attrice che ha lavorato con tanti attori degli anni 80, mi perdoni ma io non mi ricordo il suo nome, ma è una donna splendida. E lei è l'attrice che c'è all'inizio anche di Squadra Antimafia con Thomas Milian e Bombolo. Lei praticamente si spoglia. Fa vedere i seni, c'è questo qua che la guarda al binocolo e intanto Bombolo gli svaligia casa. Sta via dalla mignotta!
E praticamente, cioè, questa è l'attrice. E lei con Villaggio, io gliel'ho chiesto pure. Anzi, no, l'ho chiesto a Mario Coco. Gli ho detto, ma questa ha mai lavorato con Villaggio? E lui mi ha detto, sì, ha fatto quando c'era lui, caro lei. Non mi ricordo il ruolo, però quando c'era lui, caro lei. Il guaio è che me lo dovrei rivedere, perché il guaio è che l'ho visto che avevo, boh, 13-14 anni, quindi ne ho capito poco. Però un bel capolavoro, ragazzi. Ci saranno dei giovani, poi molti di voi l'avranno visto, ma ci saranno dei giovani che magari non l'hanno visto. Guardatevi Il Bel Paese, quello è un bel film. Insomma, Van Dozzo, Top Rop, Villaggio è stato un grande attore intellettuale. Boldi e Banfi non si possono mai mettere a confronto con Villaggio, ma assolutamente no. Come Sordi, Totò appartiene a più generazioni, farà ridere. Ma sì, ma cioè, Boldi è un comico puro. Dice Francesco Schietroma. Francesco Schietroma è il fumettista e non solo. È il fumettista di Fantozzi Forever. Io vi non so se si troverà ancora, se ha fatto tutto esaurito. Sappiate che c'è un fumetto su Fantozzi, anche molto carino, dove Paolo Villaggio, con la barba bianca, eccetera, incontra Fantozzi, perché così il ragioniere si sfoga con lui di tutte le disavventure. Non voglio svelarvelo, cercatelo, Fantozzi Forever, di Francesco Schietroma. E Francesco praticamente ne parliamo spesso, dice che Villaggio è un comico puro. Invece secondo me Villaggio dipende, Boldi dipende, perché Boldi nasce cinematograficamente nasce con Carlo Verdone, una cosa stranissima. Nasce con i due carabinieri, quando è la fabbrichetta, vendila, vendila, e tic-tac, ma c'è che roba! Ecco, lì nasce Massimo Boldi. Ma Boldi in realtà poi ha provato anche, Pupi Avati ha provato a fargli fare qualcosa di serio. Carino il film, ma in certe cose mi dispiace, tocca dire la verità, Massimo sa che io dico la verità. Massimo lì in certe cose secondo me non è molto credibile, però insomma dipende. Io penso che Boldi sia un'ottima spalla comica. E infatti non capisco, poi vabbè ci saranno motivi di tutto e di più, però non capisco perché invece di fare Olé, Matrimonio alle Bahamas, lui doveva fare dei film con coppie, un anno con Frassica. Sì, l'ha fatto Frassica in Matrimonio alle Bahamas, ma io intendo lui e Frassica protagonisti, non che c'è anche Frassica nell'insalata. Capito? Fare queste cose qua, Boldi Frassica, Boldi Teocoli. Boldi, Giobbe, Covatta, provare anche delle cose che non c'entrino, però perché Enzo Salvi con Boldi ormai è maestro, cioè è una cosa secondo me già vista e rivista, poi per carità, ognuno ha i propri gusti, e quindi insomma anche 300 anni, ma io Villaggio penso che gli esseri umani, se questo pianeta non si rivolterà e ci ammazzerà tutti, compresa Greta, gli esseri umani fra 100 anni, gli esseri umani che ci saranno fra 100 anni, a voglia diranno: ma chi è questo grandissimo Paolo Villaggio? E vabbè, non ci hai ancora raccontato gli incontri con Villaggio, sii più didascalico, dice Emilio Ciorani. Ma guarda, non posso essere più didascalico, perché poi dovrei andare a scavare in delle cose che mi portano ad avere a che fare con una persona con quale non voglio avere a che fare. Perché ci fu una persona appunto che mi propose di fare con un suo pseudonimo, quindi non lo dico neanche, con una specie di regista con uno pseudonimo mi disse: vieni, facciamo un remake di Fantozzi. Su Google era pieno di articoli che dicevano: Victor Quadrelli è ufficiale, sarà Fantozzi in Fantozzi remake. Era tutta una sola, una cafonata. E alla fine non si è fatto più niente, eccetera. Quindi io voglio ricordare Paolo, solo che insomma per ricordare completamente Villaggio dovrei purtroppo nominare anche questa merdaccia che invece non voglio nominare. Quindi io vi dico il dicibile. Victor, hai sbadigliato da Pozzetto. Il sonno quando arriva, arriva. Se uno è sonno, sbadiglia. Altrimenti. Invece dipende, perché se stai sveglio e non sbadigli, allora. E mi sono scordato. Detto questo, ti starei ad ascoltare per ore. Grazie Scorpion Joker, quindi come cazzo si chiama, dicevo. Mitica l'amicizia tra De André e Villaggio. Sì. Ma poi Villaggio a me, cioè, faceva ridere, perché anche in argomenti seri lui saltava fuori con delle cose cioè, boh, stranissimo. Cioè, quando ha detto di essere andato ai funerali di De André, di aver provato invidia, a me ha fatto ridere. Cioè, come fai a provare invidia di un funerale? Villaggio era strano, era strano.
Ciao Marco Capriotti, Antimo D'Agostino, sei immenso. Devo dimagrire. Antonello Caddeo, sì, già visto, pensavo fosse successo altro. No, no, non è successo nient'altro da quella storia là. Lui è rimasto là, mi ha detto continua, continua. E infatti io ho continuato, sì, a pagare. Perché comunque io non penso che, non lo so, vedremo se li farò vedere o no, però ho tutti ancora, non era ancora, ma è giustizia, ho tutti gli scontrini, Antonello Caddeo. Ho tutti gli scontrini a Pietralata, qui a Roma, in una valigia. Ho tutti gli scontrini di Banfi, non dico cazzate. Lui disse: Ah, quando vuoi venire all'orecchietteria dove si mangia bene? C'ho tutti gli scontrini, non ho mai, 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 mai stato offerto. Mai. Emilio Ciorani, dire che Boldi è un comico puro è soltanto un bel modo di dire che è autentico stupidino. Ma non lo so, guarda, c'ha delle cadute di stile, secondo il mio punto di vista, che non. Cioè, il doversi nel 2005 ancora ridurre il Natale a Miami a dire c'ho anche un cos'è che dice? C'ho una massa di gas che sale, 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 mi fa fare il routino. Beh, cioè, siamo nel 2005. Perché devi fare, scusate, sto digerendo. Siamo nel 2005, perché devi. Boh, ste cose, anche a me mi stava salendo il routino. Però boh, ancora fa ste cose, Boldi che cammina vicino al condizionatore, cioè nel 2005, manco nel 75, nel 2005 a Natale a Miami, Boldi che cammina vicino al condizionatore, ah, oh, le bale, cioè lì scrivici anche ridere, boh, che ne so, cioè, mi dispiace perché poi invece allo stesso tempo ha delle cose geniali, come in Bodyguard, io mi ricordo quando andai a Viterbo a vedere Bodyguard, da piccolo, perché i miei parenti adottivi hanno dei parenti a loro volta non adottivi a Viterbo siamo andati, era una tradizione andare a vedere il film di Boldi e De Sica. Quando andammo a vedere Bodyguard, che è il mio preferito, e poi vabbè, insomma, non solo perché è il mio preferito, perché mi ricordo di persone che non vedo più, che non ci sono più, insomma, non deve necessariamente essere bello un film, ti può portare semplicemente dei ricordi. Lo dico perché ho fatto un video che si chiama Fantozzi allo zoo, no, Due passi allo zoo, Il ragioniere allo zoo, il mio video che ho girato di un quarto d'ora dove faccio Fantozzi allo zoo di Roma. E lì ricordo il film Bodyguard, uno mi ha scritto, è triste ricordare, che tristezza ricordare un film come Bodyguard, ma sì, ma che ne sai tu di un campo di grano? Dico, se io parlo di quel film sarà anche perché ho dei ricordi, cioè poi cioè, che tristezza tu che perdi tempo a commentare. E insomma, senza divagare troppo, quando in Bodyguard c'è la scena di Ervigio Zullo che muore dopo aver preso il Viagra e Boldi lo tiene per il membro dalla finestra, cioè è una cosa volgarissima, però io mi ricordo di gente che si sentiva male, cioè nella sala due signori avevano due ragazzi, insomma, avevano quarantina, avevano birra, erano lì anche un po' ubriachelli a guardare sto film di Boldi e De Sica. Mi ricordo che sono dovuti uscire dal cinema, dal ridere. De Sica schiaccia il piede a Boldi, che si appoggia alla telecamera, che a sua volta finisce in testa a Costanzo. Cioè, non me lo dimenticherò mai. Ogni volta che vedo quella scena mi viene in mente Viterbo, questi sono dovuti uscire dalla sala cinematografica. Cioè. Grazie che mi hai fatto Banfi. Scorpion Joker 15, una cosa. Grazie. Grazie un euro. 3.000 euro e passa la paura. Direbbe quello vero. Quelle Pantecorvo, grande Paolo, Gigi. Oh, ma che topi e topi! Oh, lei deve sempre fare le cose così, ragioniere! Grande Gigi Reder è veramente la spalla perfetta per Fantozzi. Poi sì, c'è Calboni, c'è la Silvani, anche Piero è stato bravo quando ha fatto l'Hooligan. Però Gigi Reder, cioè quando dice Civetta, dice, scusi, è un personaggio veramente. Ah, che fa, Fracchia? Ha paura dei canarini? Perché questi canarini hanno delle dimensioni un po' inquietanti. Però, Music Press. Ciao, saluti da Malta. Malta viene nata da Paolo Villaggio in Fantozzi dell'88. Beh, perché qui c'è un anziano che ha dei terribili dolori di incontinenza. Bellissimo. Il primo era simpatico. No, qualche cosa geniale l'ha fatta, ma non gliel'hanno scritta. Che scena geniale, oppure ha fatto parte di scene geniali.
come ad esempio nel bel paese Villariene, cioè Salce usa bene Poldi con Villaggio, mi fa ridere, però insomma Villaggio, cioè Villaggio, Villaggio è anche la faccia, cioè già Villaggio, che quando entra Luke Merenda non mi farebbe ridere, Villaggio è proprio la faccia, la scena del gatto che io vorrei provare a rifare su YouTube, ma non è facile. Gatto! No, non è, cioè quella è una cosa bestiale. Comunque, se me... Hanno lo stoletti coi piedi con un ritratto davanti di Boldi, mi metto a piangere. No, vabbè, adesso ragazzi, non voglio mandare queste energie, non voglio portare la negatività sul discorso Boldi, però insomma, certe cose non mi dico io stesso, dico, ma perché mi facevano ridere? Poi altre sì, invece. Che live fantastica, stavolta, ho detto, Massimo, quando finiamo lo spettacolo, no? Aspetta, cos'è che era? Fare le foto col pubblico. E per far prima gli ho detto, ti do la mano io, Massimo. Quando si avvicinano le persone, che sia un telefono, un tablet, una macchina fotografica, la prendo io, tu stai già con le braccia così, i bambini si mettono uno di qua, uno di là e ti faccio io la foto. Ah, va bene, bello, dai, va bene, va bene. Cioè, tanta era la gente che quando è finito tutto, sono andati via, Boldi era rimasto così. Massimo, abbiamo finito. Ah, e adesso cosa dobbiamo fare? Adesso andiamo a mangiare. Ah, posso tirare giù le braccia? Sì. Ah, ok, andiamo. E uno dice, ma no, Victor, sei tu che esageri, lui lo faceva comicamente. No, no, lui era serio. Boh, solo chi conosce Massimo, ma davvero. Vabbè, da voi si blocca? Prop, non so cosa vuoi dire. Perché si blocca la diretta? Però, boh, insomma, ragazzi, di questi qua. Ok, era saltata un attimo la diretta. Dicevo, a me fa piacere aver conosciuto queste persone, mi sento fortunato. L'ultimo grande che ho incontrato, cioè in senso di cronologia, che ho incontrato ad aprile, l'ultimo nome grosso, grosso, grosso è stato Pozzetto. Lui è particolare. Mi sono avvicinato, già l'avevo conosciuto. Ciao Renato. No, no, non voglio foto, non voglio autografi, non voglio rotture di palle. Ma io, signor Pozzetto, volevo solo darle la mano. No, la mano sì, la mano sì. Cosa fai qua a Roma? Sono qua per uno spettacolo, non so se si ricorda, noi avevamo lavorato insieme. Vabbè, ho lavorato con tanti. Devi saperlo prendere con me. Patrick Gatt, per me, Gatto. Per me la scena dove Fantozzi va per consegnare il croce ai romani, sì. X, abbiamo pareggiato. Che poi quella scena lì, la cosa strana, è che è stata girata non a Roma, bensì in Romagna. È stata girata alla Baia Imperiale a Rimini, che è una discoteca a tema antica Roma. È stranissima sta cosa. Cioè, stranissima, loro si andavano a divertire, dicevano andiamo a fare un giro a Rimini, già che ci siamo giriamo qualcosa. Emanuele Pontecorvo, il film che fa più ridere, la coppia Pozzetto Villaggio e le comiche fa sbellicare dalle risate. Sì, eppure Pozzetto non la sopporta sta cosa, non ama le comiche, si vergogna. E Neri Parenti ha provato a farglielo anche notare, un collegamento con Barbara D'Urso. Scusate se ho nominato questa persona in questa diretta, ma che poi fa anche la moglie di Pozzetto in mollo tutto. E Neri Parenti gli ha detto: mi spiace Renato che tu insomma poi dica che le comiche non sia bello, perché in realtà dai ci si divertiva. Pozzetto non ha mosso un muscolo facciale, questa è la sua risposta. Quindi. Ti sarebbe piaciuto assistere ad un concerto di De André, TSC 96? Io ho assistito a un concerto di De André, ma ero troppo piccolo per ricordarmelo. E vedete, io quando sento qualcuno in autogrill, sulla metro, sul pullman, che dice: mamma mia, dovrei scrivere un libro sulla mia vita. Stop. Cioè, pausa. E rifletto, dico: ok, io non conosco questa persona, quindi magari è vero che dovrebbe scrivere un libro sulla sua vita, ma non credo, non è presunzione, ma io dovrei scrivere un libro veramente. Nel senso, tante cose che sono successe, poi sì, per carità, sono aneddoti che possono interessare o meno, ma a me particolarmente, poi sull'argomento commedia italiana ce ne avrei tante, 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 tante da raccontare. Ho avuto modo di condividere il palco un po' con tutti loro, Geri Calà, Abatantuono, Boldi. De Sica non ho mai condiviso il palcoscenico con De Sica, però l'ho conosciuto e non siamo grandi amici come ha scritto qualcuno, ma perché molti aprono la bocca giusto così, perché devono far uscire le farfalle. Villaggio non ho mai detto che siamo grandi amici, anzi magari avremmo mille foto insieme.
Dovresti indossare anche tu un caftano. Com'è Jericalà? Jericalà io non lo so com'è, perché sinceramente quando l'ho visto era sempre preso nelle sue serate, mi diceva bravo bravo, complimenti, ciao ciao, bravo 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 bravo. E quindi non saprei, beveva, gli piaceva bere, durante il concerto si faceva portare più volte una sambuca, qualcosa. Non saprei com'è Jericalà sinceramente, però insomma, è stato comunque un piacere, un tassello in più con cui io ho potuto lavorare. Mi piacerebbe lavorare con Verdone, che ho conosciuto, per carità. Carlo è una gran persona, un bravo uomo, però mi piacerebbe lavorarci, che è un'altra cosa. Perché c'è anche di differenza tra conoscere e lavorare. Hai mai lavorato con quello? Hai mai conosciuto? Poi anche sul conosciuto, uno una volta gli ho detto, hai mai conosciuto, aspetta, com'è che era? Hai mai conosciuto Ben Gazzara? Ho chiesto a un signore, mi fa sì, l'ho conosciuto 3 volte. Ti stai confondendo con incontrare, forse. Come fai a conoscere uno 3 volte? Ci può stare che lui conosca così tante persone che si scorda, ma l'ho conosciuto 3 volte? Boh. Ben Gazzara, io ho un amico che ha lavorato con lui nel film Il Camorrista e mi ha detto che era una persona squisita, si chiacchierava ore. Poi, vabbè, quando c'era da lavorare si lavorava. E entrò in questo bar dove giravano una scena del Camorrista iniziale in cui uno, appunto, un ragazzo tocca il sedere a sua sorella e da lì nasce tutto. E offrì da bere a tutti, insomma, oggi non le trovi queste cose, so che sembra strano, ma non le trovi, non le trovi. Questa sera, al 90%, andrò a incontrare una persona che ho conosciuto un po' di tempo fa. E questa persona non sa che io questa sera andrò da lui, però, insomma, penso che se lo possa anche immaginare. E andrò al palazzaccio, ovvero sul Tevere, sul ponte di fronte al palazzaccio, dopo Castel Sant'Angelo. Poi vediamo se c'è, non c'è, però insomma vorrei andare a risalutarlo, che è una persona a doppio taglio, o ti piace o non ti piace. Io devo dire, mi stava letteralmente sulle palle, mi stava proprio sulle palle. Poi avevo un'età diversa, boh, adesso lo sto rivalutando, poi l'ho conosciuto, insomma. È un bravo ragazzo, diciamo. Questa sera al 90%, poi se riesco andrò. Se riusciamo, faccio un video, poi ve lo farò vedere. Faremo magari una diretta col suo, però, perché io non ho il wifi. Vittorio Sgarbi. Andrò a salutare Vittorio, sperando che ci sia, perché comunque prima di andare in Spagna mi piacerebbe risalutarlo. E purtroppo lui non è come io, devo dire la verità. Non vedevo l'ora di fare un video con Vittorio che si arrabbia. È impossibile. Perché Vittorio, in realtà, basta che non lo fa incazzare, è una persona con cui ci si parla tranquillamente. È piacevole, fa ridere. Boh, non lo so, ragazzi. Cioè, ieri una persona mi ha chiesto: se tu tornassi indietro, che cosa cambieresti? E io cambierei tante cose, però di sicuro. Se mi dovesse essere successo, cioè se mi dovessi tornare indietro, direi a Fabio Butera di Repubblica di non coinvolgere Banfi nel video di Repubblica, ma di metterci o Verdone o Sgarbi o entrambi, che ne so, non so poi se vadano d'accordo fra di loro, penso di sì. Non l'ho mai chiesto a Vittorio, però sarebbe bello stasera, infatti, ecco, parlare un po' con Vittorio di Paolo Villaggio. Non ho mai chiesto niente a Sgarbi di Paolo Villaggio. E invece vorrei sapere un po' che cosa ne pensa. Sicuramente, cioè, per carità, lo stimerà, perché Villaggio comunque è un genio, un grande, e invece Sgarbi è appunto, ecco, come scrive Emidio Ciorani, è un grande comunicatore, è una persona intelligente. Lo penalizza il fatto di incazzarsi, ma non è che lo penalizza perché lui decide di incazzarsi, è perché a volte veramente ha ragione. Non si possono sentire certi ragionamenti, certe risposte. Poi sì, molte volte è montata la cosa, dipende. Lui è un personaggio, non è più una persona ormai, è un personaggio, il personaggio di Sgarbi, che viene chiamato per gli audience, queste cose qua. Comunque, se non sarà una diretta, ad ogni modo, io quando vedo Vittorio faremo un video insieme, come ho fatto con Angelo Duro, li potrete trovare sul mio canale. E farò più avanti, sarà poi criticata sicuramente, perché molti parlano, però. È una cosa che a me piace, nessuno può vietarmi di farla. Farò una compilation di tutti i miei incontri ravvicinati. Si chiamerà Incontri Ravvicinati, ovvero tutte le mie foto con i personaggi conosciuti, quelle che per adesso ho nel computer, poi molte le devo recuperare. Io, come al solito, faccio un disperato appello, ma penso che purtroppo non serve più. Mi
Nel 2013, quando io ho lavorato con Bud Spencer, ero vestito da Fantozzi, quindi col basco, la camicia, tutto, la giacca. Bud Spencer volle fare una foto tutti insieme finale e allora io mi sganciai, mi sciolsi emotivamente, presi coraggio e gli dissi: "Guardi, vorrei fare una foto con lei." "Ma stai scherzando? Come no? Volentieri." Praticamente ho tre foto. Non ho tre foto bellissime con Bud Spencer. Una era proprio una foto da fan, cioè lo tenevo così, lo abbracciavo di fianco a lui e lui sorridente. Ma due erano capolavori perché in una praticamente mi teneva con la mano destra mi teneva la cravatta, quindi mi tirava la cravatta e con la mano sinistra mi dava un cazzotto sulla testa. Era bellissima quella foto. E nell'altra invece praticamente mi dava semplicemente un cazzotto in testa senza tenermi la cravatta. Il fotografo, io gli diedi il numero di telefono, la mail, Facebook e basta, avevo solo quelli. "No, ma te li mando, te li mando, te li mando." Mai ricevuto niente. Quindi io non so se questo fotografo è ancora tra noi, lo spero, anche a livello umano, non solo per la foto. Ma boh, io lo dico spesso sta cosa. Se ho cercato su internet, che non mi ricordo neanche il nome dell'evento, è quello il guaio. Era un evento di beneficenza, ma non mi ricordo beneficenza per cosa, purtroppo. Voi direte se sono smemorato. No, perché anche se ho 29 anni. E sono solo 10 anni, anzi 10 anni e un mese di carriera, di comicità, però ne ho fatte tante di cose, non mi ricordo. Però era una cosa di beneficenza. Ecco, Emilio Ciorani, cosa hai fatto con Bud? Questa cosa qua, una cosa di beneficenza, è stata una cosa molto carina perché poi lo pesarono, lo misurarono, gli fecero fare una prova di forza, cioè non era la solita intervista così per arricchire l'insalata. Era il 2013, Patrick Gut, quando ho conosciuto Bud Spencer e quando ho conosciuto Stallone. Occhio Victor che te porta mignotte. Ah, Sgarbi. Ma non lo so, non credo proprio perché io non sono il tipo. Però, insomma, magari si può, come si dice, così, ammirare mangiandosi appunto una grattachecca. Io le chiamo granite, qua si chiama la grattachecca. Mangiarsi una grattachecca fresca fresca. E vediamo. Comunque, basta, se non avete capito bene dove è il posto, andate sul canale di Sgarbi di YouTube e guardatevi il video che ha messo 4 giorni fa, dove lui mangia una grattachecca proprio lì al portonaccio, al palazzaccio, scusate. Facciamo una ricerca, dimmi anche che città eri. Guarda, era il 2013, era fine settembre 2013 a Bagnoli, Bagnoli. Praticamente Napoli. Non so che dirti, era un piccolo anfiteatrino a Bagnoli, però boh. Che poi questo fatto dell'anfiteatro, che sembra una cazzata, l'anfiteatro piccolino dava ancora l'idea a Bud Spencer, cioè lo rendeva ancora più grosso, diceva, mazza, è enorme. Che io ero convinto fin da bambino che gli mettessero sotto dei libri, dei legni, che ne so, qualcosa per non farlo sembrare, per farlo sembrare più alto. Invece Bud Spencer era davvero un gigante, ma gigantesco veramente. Ti do la mano, niente, co come umano lei, come umano. Insomma ragazzi, sarebbe bello sì, se si trovassero queste foto, ma io ho cercato il lungo e il largo. Niente, poco di meno. Cioè, no, proprio di meno, che io dico. Niente di niente. Però volevo andare l'altro giorno, il 27 giugno, a salutare Bud Spencer al Verano, cioè la sua tomba. Però fa caldo, poi quel giorno ci fu uno sciopero, fu un po' un casino. Però ogni tanto ci vado a trovarlo. Ho anche un video che avevo messo sul mio vecchio Instagram, poi ho tolto il canale YouTube, il canale Instagram, quindi insomma non era più reperibile, però lo caricherò. Ha il talento chi è? The Lot Channel o The Lot Channel, non so come si lega. Ciao ragioniere, buongiorno, buonasera, a monte. Ha il talento e la capacità di fare 200.000 iscritti su YouTube in 7 giorni. Sì, vabbè, ciao. Guarda, è già tanto se ne ho 4.000 e passa. La veggo buia, caro. Ti ringrazio, o cara. Vedo una foto di un'alpaca, cos'è? Un'alpaca rosa. Ti ringrazio, un bellissimo complimento, ma la
La veggo buia perché comunque io dovrei fare del trash per attirare la gente di oggi, dovrei fare altro, non lo so. Non lo so, per adesso guarda, va come va, per me sono già molti, sono 20 persone che stanno guardando questa diretta. Ecco, per essere Victor Quadrelli sono anche troppe, non sono nessuno io, però ti ringrazio. Basterebbe anche fare video simili a Maurizio Merluzzo. Ma io li facevo, adesso non voglio fare il polemico, però alcuni video Merluzzo pare, sottolineo pare, perché le idee sono nell'aria, però sembra che li abbia presi paro paro da me, però insomma non penso che sia così. Giovanni 84 Fracchia. Comunque grazie dello channel. Merluzzo io l'ho conosciuto, poi avrò sbagliato io, non gli ho voluto chiedere di collaborare, però insomma, se lo conosci, salutamelo, digli, ti saluta il ragioniere. Avevamo fatto un video carino, veloce, dove lui faceva Celentano, io facevo Pozzetto. Batteria in esaurimento, dice qua. E vabbè, comprerò una chitarra. Ah ah ah, The Lost Channel ride. Bene, bene. Importante è ridere, ridere. Sempre, sempre, come hanno fatto in passato i cinesi, che loro in passato hanno sempre riso. Vabbè. Puoi superare anche YouTube. Antimo D'Agostino, puoi superare anche YouTube. Lo conosci? Ah, YouTube anch'io, l'ho già sentito dire forse. No, non lo conosco comunque. Abbiamo perso l'innocenza della TV, oggigiorno troppo trash. Ammazza, oggi piace Follettina. Con tutto rispetto per Maria Grazia, che saluto però. The Lo Channel ride. Patrick Gatti, io sono del 1985. Ah, scuola di ladri. No, i pompieri. E la TV è cambiata molto, moltissimo. Ammazza, si è cambiata. Dello Channel, aiutalo tu, sponsorizzalo. Hai più di 100.000 iscritti. Ah, minchia, Dello Channel, c'hai più di 100.000 iscritti. Delicatissimo. Se ti serve qualcosa, dimmelo. Anche un saluto, qualcosa. Ti faccio le voci. Sono Lino Banfi, anch'io guardo Dello Channel. Così poi mi denuncia anche la famiglia di Banfi. aiutalo, non ti costa niente. È un vero talento. Beh, grazie, Top Rope. Mi hai fatto ridere per come hai detto che ti ha copiato dei video. Ma non è che dico che mi ha copiato dei video, pare che l'abbia presi paro paro, però che te devo dire. Comunque sì, ho visto ogni tuo video, la partecipazione a Ciao Darwin, TG, interviste, Casa Bianca, partecipazioni e tutto. Ti stimo molto, magari ti pagherei pure per fare video con te. Oh la Madonna! Guarda, Dello Channel, se tu stai a Roma o capiti a Roma, fammelo sapere. No, scherzavo, no, perché io adesso devo partire per la Spagna, è vero? Porca miseria. E quando torno dalla Spagna, poi magari ci si organizza. Io torno a metà ottobre per la festa del cinema. Ah, ragazzi, mi è venuto in mente un'altra cosa. Ricordatevi che sarò poi a RDS. Non so bene ancora anch'io, però. Mi devo un attimo, sto aspettando indicazioni, però sappiate che prossimamente mi sentirete di nuovo. E quindi insomma, vedremo, vedremo. Dello Channel, fammi sapere. Patrick Gat, 90 minuti di applausi per Dello Channel. Dello Channel? Si è 90? No, ma allora per i 2 minuti restanti non c'è speranza. Victor, ti sei ripreso economicamente? Chiede Federico Tomassetti. Sì, nel senso che adesso. Ciao. Nel senso che adesso ho ringraziato appunto 2 persone, poi ho ripetuto più volte, farò un video di ringraziamento con tutti i nomi delle persone che mi hanno aiutato, ma ci sono 2 persone che ringrazio perché si sono fatte vive subito, un'altra persona ancora, ma siccome adesso è brutto dire una persona, non mi ricordo i nomi, l'ultimo che l'ho scritto sì però, Ivan Saladino, ecco, e Giuseppe Scucci Marri, che invece vedrò dopodomani, mi hanno contattato per potermi dare una mano, poi per il resto vedremo, insomma. Dead Souls, buon viaggio, sei il top, oddio, certo che buon viaggio da parte di uno che si chiama Dead, grazie, molto umano. Victor, mi fai ridere, ti auguro dal cuore una fortuna in Spagna. Ma no, in Spagna è solo per mettere da parte dei soldi, ragazzi. Non sarà là la svolta, non credo. Giovanni 8480, lo dica Fantozzi, lei è una medusa che. Non preoccuparti. Beh, quasi. Comunque, ragazzi, stiamo parlando troppo poco di Bud Spencer. Bud Spencer, anche lui è stato sicuramente una persona ottima. L'unica cosa, devo dire, nelle sue interviste,
di Bud Spencer, è interessante quando lui spiega appunto gli aneddoti, le cose. Ma Villaggio, Bud Spencer, anche per Quieto Vivere, credo, non si esponeva più di tanto sulle sue idee, eccetera, eccetera. Villaggio invece sì, era più provocante, era uno Sgarbi calmo, nel senso che un po' come Sgarbi anche Villaggio veniva chiamato comunque per audience. C'è Villaggio non aveva peli sulla lingua, parlava di chiunque, quindi. Però Bud Spencer, devo dire che era la cosa, gli ingressi a me hanno sempre emozionato, quando in uno studio dicevano, signore e signori, Bud Spencer, entrava sto bestione. Dagli studi, qualsiasi studio, lui era enorme, anche all'Arcimboldi, Bud Spencer era gigantesco. E mi sarebbe piaciuto tanto vedere un film con loro due, però c'è un'intervista appunto di Victoria Cabello a tutti e due, non insieme purtroppo, prima Bud Spencer, poi Villaggio, dove però Villaggio racconta di aver parlato con lui dietro le quinte, e io immagino avrei voluto essere la Victoria Cabello perché lei era lì nei corridoi e li ha visti che parlavano, doveva essere uno spettacolo. Io adoro queste cose, capito? Come vedere le foto di personaggi che non c'entrano niente l'uno con l'altro, però a Cinecittà, all'ingresso est, non mi ricordo perché è un po' che non ci vado, però all'ingresso est mi sembra di Cinecittà c'è una foto bellissima di Alberto Sordi e Terence Hill, che non c'entrano niente, però è bellissima, bellissima proprio per questo. Bud Spencer aveva un'umiltà incredibile, era proprio di un'umiltà incredibile. E poi me lo hanno confermato anche altre persone che lo hanno conosciuto, veramente era unico, era unico. Pensate che c'è un mio amico, si chiama Antonio, che un giorno incontrò la moglie o il figlio, non mi ricordo come andò, e praticamente gli disse che lui era un appassionato, eccetera, per problemi di organizzazione, problemi lavorativi, di orari. Di Antonio questa cosa non avvenne, però lui fu invitato a mangiare a casa da Bud Spencer, quindi cioè, dove lo trovi uno che ti dice, ah, è un mio fan, allora venga a mangiare a casa mia. Tu prova ad andare da Sgarbi a dirgli, sono un tuo fan. E lui finisce la frase, dice, fanculo. No, beh, non è detto, però dipende anche come ci si pone alle persone. Sai imitare Bud Spencer? No, Federico Tomassetti, ci ho provato RDS, ma ho fatto solo la voce così un po' grossa, ma la voce uguale è difficile. Però la voce di Terence Hill, sì, la voce di Mario Girotti è una voce clericale, è una voce tranquilla e penso che lui abbia preso un po' anche facendo Don Matteo questo tono molto mite che si allontana dal suo personaggio di quando mangiava i fagioli western e faceva cazzotti che picchiava i cattivi. Adesso lui ha questa cosa di essere un personaggio tranquillo. E io vorrei fare un'imitazione di Terence Hill arrabbiato invece. Basta, mi sono rotto i coglioni di fare Don Matteo. Basta. Però questa è un'idea, vedremo, vedremo. Dal vivo era corpulento anche in vecchiaia. Sì, era grosso. Bud Spencer era veramente grosso. L'impostazione della voce di Bud, almeno come l'hai fatta prima, possiamo dire quasi sia simile a quella di Banfi. Beh, Banfi, sì, un po'. Però lui c'ha sta cosa di fare gli acuti. Vai su e poi giù. Cioè, c'ha sta voce un po' così. Un piccolo pensiero anche al grande Glauco Onorato, uno dei grandi doppiatori di Bud che non è più tra noi. Sì, Glauco Onorato io me lo ricordo come attore solo in Zucchero, Miele e Peperoncino. Fu spassoso perché era appunto nell'episodio con Pippo Baudo. Eh sì, con Pippo Franco. Bellissimo, bellissimo timbro vocale proprio. Lui poi era anche la voce di Schwarzenegger, non dimentichiamoci questa cosa. Infatti in Commando mi faceva un po' impressione anche ridere il fatto di mettere il film e poi di non guardarlo, ascoltarlo e basta, sembrava di sentire Bud Spencer che sparava. Oppure il contrario, cioè Schwarzenegger che aiuta Terence Hill a fare a botte. Ma anche Pino Locchi, la voce di Terence Hill è una voce che io vorrei riuscire a imparare a fare, ma è veramente difficile che dalla mia voce esca Pino Locchi. Vedremo. Intanto è uscita la voce normale di Terence Hill, la voce è quella vera. Vabbè. La voce originale di Bud era molto baritonale, nella maggior parte dei film era doppiato da Onorato. Sì, ma io l'ho apprezzato tantissimo anche però quando fece Piedone, a parte il primo, che fu doppiato sempre da Glauco Onorato. In Piedone lo sbirro lui era qualcosa di musicale. Caputo, quando aveva sta voce così, capito? Doveva fare la femmina. Cioè, dava un'ironia diversa da quella che gli dava Glauco Onorato, però era forte. Però anche Glauco Onorato gli dà dei toni. Cioè, ci sono delle scene in certi film dove Bud Spencer fa solo così con la testa oppure con gli occhi, sta così. Però
E quindi magari non avrebbe dato quella comicità di Glauco Onorato. Ad esempio, mi fa morire da ridere una scena di Miami Super Cops quando Bud Spencer è convinto che sia morto il suo storico collega, quando invece non è vero, gliel'ha fatto credere Terence Hill. Lui arriva a casa della moglie, della vedova, diciamo, secondo lui, e lei sta piangendo, sì, ma la morte del cane, non del marito. E quindi c'è questo equivoco in cui ricordano tutti e due il defunto, solo che lei ricorda il cane, lui il marito. E quando lei dice: era buono, eh sì, buono, buono. Lì c'è Glauco Onorato di voce, eh. Era educato, sì, educato. E poi non faceva mai la cacchina fuori, no, eh. Cioè, quando quel no è di Glauco Onorato, era, cioè lui come doppiatore, oppure quando diceva attenta alla testa che te la cionco, galina. Cioè, aveva questo modo bellissimo. Mi faresti l'imitazione di Carlo Verdone quando fa questo Cristo in acqua e sapone? Non la so a memoria, però mi ricordo che diceva: questo Cristo che si allarga, questo Cristo che si espande, questo Cristo. Ma che cacchio ne so, boh. La voce normale di Carlo Verdone è questa, la voce nasale, la voce bassa, poi lui chiude gli occhi, quasi a voler minimizzare un po' quello che dice. Cioè dice delle cose grandissime, però ne racconta un po' così, un po' particolare. Però un grande, grande Carlo Verdone, grande Carlo Verdone. Non può fare tutte le voci del mondo dello spettacolo, ma magari sì, sarei io The Voice. No, mi piacerebbe però fare come Claudio Lauretta, è bravissimo, vorrei imparare a fare Sgarbi. Adesso non lo faccio perché insomma, anche se siamo in un orario, però non voglio far troppo casino. Non può fare. Emilio Ciorani, più napoletano ovviamente, è vero, musicale, si ammazza. Ah, che si immola, questo Cristo che si immola, questo Cristo. Sì. E beh, quello è un altro bel film. Però devo dire che io preferisco Borotalco. Acqua e sapone mi piace molto la scena della sorellella, quando vede il gatto sul tavolo che urla: sto via dalla mia. Ma non tutta la scena, proprio quello. Cioè, sta cosa che lei vede il gatto sul tavolo e urla: sto via dalla mignotta. Mi fa ridere, cioè, boh. E quindi, Gian Vincenzo Catalano. Ciao Victor, mi piace molto come imiti la voce del grande Ferruccio Amendola che doppia Stallone. E allora io ti faccio un saluto con la voce di Rocky Balboa, hai capito? Questa è l'imitazione di Ferruccio Amendola, aveva questa voce particolare e aveva un timbro molto particolare. Poi a seconda di quelli che doppiava, a volte faceva De Niro, allora doveva essere con una cadenza particolare, parlando quasi pizzicato. Invece quando faceva Stallone cercava di parlare con un tono un po' più forte per fare Rocky Balboa, ma allo stesso tempo aveva questa voce che era un po' roca, che non è la moglie di Rocky, hai capito? Era un grande, grande anche lui. Carlo Verdone a me non piace, personalmente. Ah, mi dispiace, mi dispiace. Dipende poi, perché comunque quando si dice un nome non è sempre quello riguardo gli attori. C'è il Carlo Verdone macchietta, il Carlo Verdone iniziale, poi c'è il Carlo Verdone maturo. Io Carlo Verdone l'ho trovato spassoso, spassoso nei manuali d'amore, cioè, ma le risate che mi sono fatto in manuale d'amore 1 quando lui deve chiamare la ex moglie tramite l'avvocato che è Luis Malteni, che saluto anche, bestiale, bestiale. Come attore poi sarà anche una grandissima persona, umana, eccetera. Ah, come attore, poi sarà anche. Non avevo visto la virgola. Sì. Beh, come persona, guarda, è strano, Carlo è molto strano, è buono, lo abbracceresti sempre, però è anche strano. Però anche come artista, sì, sarà strano anche lì, però io lo apprezzo molto. Mi stupì Villaggio che invece disse: no, Verdone non mi fa ridere. Peccato, perché io invece, anzi, li avrei visti bene insieme. C'è una bellissima foto che li ritrae insieme, Verdone e Villaggio. Ed è ai David di Donatello, credo, ma tanto tempo fa. E c'è Villaggio che ride, sì, sorride, e Verdone invece lo abbraccia e invece di guardare l'obiettivo guarda proprio Paolo Villaggio orgoglioso di quella foto, sorridente. È una cosa che mi ha fatto sempre piacere. Ne ho parlato con Verdone di Villaggio e lui diceva: è un artista, è un genio, insomma, ha fatto un'invenzione che va al di là dell'invenzione, ha fatto una cosa, un'enciclopedia, diciamo, comica di quello che è l'italiano medio. Aveva ragione Villaggio, anche a me non fa ridere. Che ti devo dire? Ognuno ha i suoi gusti. Come dice il poeta, i pareri sono come i coglioni, ognuno ha i propri. No, però, a me
A me Verdone piace. Poi non ho visto tutti i suoi film, però in alcuni magari è un po' più, tra virgolette, noioso, nel senso che la trama ti coinvolge un po' di meno, però è comunque memorabile, secondo me. Come ad esempio un film che io ricordo, ma non è che lo adori, però me lo ricordo, è Il bambino e il poliziotto, del 1991, credo, o 90. Ah, il professor Kranz. Ecco, ad esempio a me il professor Kranz non mi piaceva particolarmente. Però anche lì è una questione di gusti. No, non lo so fare. Cioè, lo so anche fare, ma adesso farei troppo rumore per farlo. Villaggio odiava le barzellette e i raccontatori di quest'ultime. Sì, abbastanza. Cosa che invece adora Montesano. Montesano adora le barzellette. Montesano ha lavorato con lui nel Volpone. Se voi guardate quel film dell'88, vedrete una buona percentuale di Paolo Villaggio. Non che lui sia solo così, però il Volpone, il signor Volpone, è in gran parte Paolo Villaggio quello vero. Non ha dovuto recitare più di tanto in quel film. Però bellissimo. Grande Enrico Montesano! Enrico, anche lui sta facendo cose nuove! È particolare anche Enrico, ma nella sua particolarità, però, devo dire che Enrico è più semplice degli altri. Enrico è già un po' più così. Bellissimo film Il Volpone, oltretutto ha una recitazione molto drammatica. Sì, ma poi che cast! C'è Tina Cenci, Alessandro Haber, Enrico Maria Salerno, grandissimo. E beh, Renzo Montagnani, insomma, c'ha bellissimi nomi. Quando sbadigli mi viene in mente Pozzetto della Casa Stregati. Ma voi dite che sbadiglio, ragazzi? Oh, un suono particolare che scende da qua e sale fino al naso. Beh, finiamo di leggere il commento. Già la parola sbadigli mi ha fatto. Quando sbadigli mi viene in mente Pozzetto nella casa stregata quando beve il sonnifero al posto della suocera. Ah, non ho mai visto la casa stregata, ragazzi, lo devo ancora vedere. È una cosa buona però da una parte, si vede che insomma, me lo devo ancora godere. Tac. So che c'è un cane però, c'è la rana che parla, è quello mi sa. Io ho visto mia moglie una strega, tra l'altro ho visto proprio non molto tempo fa Eleonora Giorgi. Finni. Va bene, ragazzi, io non so perché mi sta salendo questo sonno, questo abbiocco. Boh. Sai fare anche Renzo Montagnani? No, magari, no. Me lo potrei studiare, però no. So fare Alessandro Haber, ma anche quello è un po' da migliorare. Diciamo. Cosa fa? Prende per il culo! Adesso non posso neanche strillare tanto, che non sono da solo. Cosma Costantini. Per me Sordi, Villaggio, Proietti, Troisi erano di un altro livello, ma certamente, certamente. Poi sicuramente secondo me ce ne sono anche degli altri, perché noi puntiamo sempre a guardare i nomi grandi, ma in realtà ci sono anche dei nomi, tra virgolette, piccoli, ma che sono micidiali. C'è un attore che io conosco, che sta qui a Via dei Serpenti, a Roma, si chiama Paolo Bonacelli, e molti quando fai sto nome dicono, non so chi sia, non so chi sia. Lui è, vabbè, il siculo con la barba bianca che accoglie Johnny Stecchino. E Johnny, qui abbiamo tanti problemi a Palermo, il traffico, l'Etna, queste cose qua. Lui è anche quello di Vacanze di Natale 95, Paolone. E poi c'è, io speriamo che me la cavo, che accoglie appunto il maestro Sperelli, Paolo Villaggio appunto. Sono attori, ragazzi, che sono sottovalutati. Haber, una cosa triste. Alessandro Haber mi ha detto in Stazione Termini, mi ha detto, sta per uscire un film che mi vede protagonista. Mi farebbe piacere se venissi a vederlo. Cioè, un bravo attore come lui solo adesso è riuscito ad avere un film che lo vede protagonista. Poi sì, fece una serie televisiva. Scusate. Fece la serie televisiva in cui lui era il capofamiglia, era il protagonista, ma una cosa un po' così degli anni 90 che non andò poi tantissimo. Però è bella. Dove si può visitare come noi che siamo di Malta e siamo fan di Paolo Villaggio? Patrick Gat, che cosa dove si può visitare? In viaggio con Adele, molto carino. Emilio Ciorani. In viaggio con Adele non ce l'ho presente, sinceramente. Ah, sì, come no, il film che vede. No, ma sai cosa? Perché non l'ho visto alla fine, mi dispiace. Perché alla fine non mi ricordo, c'è stato un motivo. Mi sa che stavo lavorando sempre con il regista Angelo Antonucci e non riuscii ad andare a vedere il film di Haber. Però, stranamente, guarda un po' il destino, il regista con cui lavoravo, Antonucci,
collabora appunto con il manager Andrea Lamia, che conosce benissimo Haber. Emilio Ciorani, guardalo comodamente in streaming. Me lo guarderò comodamente in streaming. La caponata, delicatissimo. Ragazzi, siamo a un'ora e mezza di diretta. Oltre che Paolo Villaggio e Bud Spencer, ho citato più cose, ho parlato un po' di tutto, insomma. Praticamente ho fatto una diretta che è lunga quanto un film di Bolli e De Sica o di Paolo Villaggio. Cosma Costantini, hai ragione. Sono fiero di te, continua così. Facci un fantozzi al volo prima di chiudere il video. Ma al volo, cioè con... Perché io ho un po' paura dell'aereo. È un volo charter? Certo. A monte. Hai incontrato Alvaro Vitali? Benny Malcolm? Sì, come no, come no. Alvaro Vitali non mi ha mai appassionato, devo dire la verità. Una persona, per carità, tranquilla, sì. Però non mi ha mai... Ieri sera, appunto, in compagnia di Mario Coco, che saluto, in compagnia di Mario Coco, ho provato a vedere qui un film, ma boh, non mi ha appassionato. Forse ho cominciato male. Ho detto, io non ho mai visto un film con Alvaro Vitali, ho visto solo scenette che non mi attirano. Però ho detto, ma proviamo. Ho visto solo anche Gli Angeli Mangiano i Fagioli, ma lì Alvaro Vitali compare proprio pochi secondi, è una comparsa. E... Boh, ieri ho guardato Gigi Erbullo. Un sonno un po' atavico. Gigi il Bullo. Boh, non so, ha ragione Mario Coco. Quello è un film che avrebbe dovuto fare forse Montesano. L'avrebbe fatto benissimo Montesano. Non mi ha entusiasmato. Ma lo stesso Mario Coco mi ha comunque detto: se tu vuoi vedere un film o ti vuoi vedere i film di Alvaro Vitali, non devi cominciare con Gigi il Bullo. Hai cominciato male. Quindi vedremo poi in sti giorni, col fischio o senza, qualche film, però poi vi farò sapere. C'è anche questa mia idea di recensire dei film. E vedremo, vedremo. Non so, un film intero è due palle recensirlo. Magari delle scene, proprio con Mario Coco. Di sicuro faremo più avanti una diretta. Se non la facciamo prima della mia partenza per la Spagna, la faremo quando torno a Roma. Una diretta con Mario Coco a parlare di cinema. E con lui è ancora più divertente perché lui è un critico. Ha lavorato a Stracult. Insomma, Mario ne sa. Ha fatto... Pensate che Mario ha 21 anni, ha già fatto. Lui ha 21 anni adesso. E nonostante la sua giovane età ha già fatto tante cose, amico di Frassica, ha fatto, come si chiama, Domenica Inn con Pippo Baudo. Andate a cercare Mario Coco, la sua incredibile somiglianza con Pozzetto. Qualche giorno fa stavamo passeggiando a Ponte Sisto qua a Roma, a Trastevere, siamo passati davanti, insomma eravamo sotto Ponte Sisto, vediamo dei microfoni, delle cineprese. E allora abbiamo detto, ah, là stanno girando un film, andiamo a vedere cos'è. Sarà magari qualcosa di così... di amatoriale. Invece era Silvio Muccino, sì, Silvio Muccino, ma quando mai? Gabriele Muccino che stava dirigendo il suo prossimo film. E quando siamo passati lì vicino, la produzione ci ha visti e poi ha guardato Mario e ha detto: Oh, Renato Pozzetto, oh, c'è sta Pozzetto! E mi ha fatto molto sorridere perché mi ricorda invece quando io vengo scambiato per Villaggio, quando mi vesto da Fantozzi. Devo dire anche quando non mi vesto da Fantozzi, però è strano. Perché da giugno sto girando per... Cioè, ovviamente adesso basta vestirsi da Fantozzi, fa caldo. Volevo farlo oggi, vestendomi da Fantozzi, andare in giro a chiedere alle persone cosa ti viene in mente se io ti dicessi Paolo Villaggio. Solo che dove lo pubblichi? Cioè, dopo i figli me lo bannerebbero, sarebbe un casino. Io poche cose posso fare su Villaggio, purtroppo. Quindi, insomma, c'è chi già le fa, andate a vederlo, è Gianni Fantoni, che saluto anche. E quindi insomma, Jimmy il fenomeno, che brutta fine, nessuno dei suoi colleghi si è presentato al funerale, lo so. Ma è un mondo spietato, è un mondo spietato. Ci sono tante cose che non mi conviene raccontare, ma che ho visto, sentito, subito. È uno schifo, raga. Ma scherzi, dice Emilio Cioriani, tu sei libero di andare in giro a chiedere alla gente un parere. Sì, ma io lo farei a modo mio, quindi con la voce di Villaggio, vestito da Villaggio. Loro penserebbero che io carico un video su YouTube, cioè loro non vedono che io carico un video su YouTube così, loro pensano c'è dietro una collaborazione, c'è una commissione, c'è un ufficio stampa, c'è qualcuno che lo segue. No, no. Infatti persone che li conoscono mi hanno sempre detto se tu dovessi parlare un giorno con loro... Non fargliela presente sta cosa che stai per strada, perché loro non la capirebbero. È una dimensione che non conoscono. Loro stanno bene, hanno i soldi, cioè non, vacanze, anche più vacanze durante l'anno. Cioè, se gli gira le palle, voglio andare a Parigi, vado. Questo mi è stato detto. E mi hanno detto non, lascia stare perché non lo capirebbero.
E a me dispiace perché cioè, alla fine cioè, cosa sono idioti? Cioè, come si fa a non capirlo? Un cuore io penso che ce l'abbiano, però forse no. Boh, chi lo sa. Comunque ragazzi, 1 ora e 35, quasi 36 di diretta. 18° sbadiglio. Oh. E che dire? Tante cose me le sarò scordate sicuramente, però ci tengo di nuovo a salutare Terence Hill e ringraziarlo, a ringraziare un po' tutte le persone di questo mondo che mi hanno aiutato, come Milena Vukotic, riguardo il mondo di Bud Spencer, e Terence Hill, riguardo il mondo di Villaggio, e Terence Hill riguardo il mondo di Bud Spencer, ammazza, Terence Hill, il diretto partner. Quindi insomma, ragazzi, prossimamente video di ringraziamento a tutti e poi questo non so quando riuscirò a finirlo, ma non finirà mai perché ogni giorno faccio una foto con qualcuno, ragazzi. Cioè, l'altro ieri Alessio Boni con Clara Francini. Cioè, ogni giorno c'è qualcosa qua. Poi molti li conosco, quindi io mi fermo a chiacchierare ore e ore. Mi fa piacere, forse grazie a voi che mi commentate, loro vedono le dirette. Molti dello spettacolo, nomi anche grandi, mi stanno cominciando a dire non solo, ah, tu sei quello che fa Villaggio, ma a parte che cominciano a chiamarmi Victor e non, ah, sì, tu sei quello, no, Victor. E è carina sta cosa che dicono, ma sai che sei veramente piacevole da ascoltare? E poi dopo Dio, non so, magari è un effetto negativo, cioè fai un programma solo per addormentare la gente, però. Comunque ragazzi, buona continuazione, grazie della sua simpatia, grazie a voi per l'ascolto. Emilio Ciorani, di nuovo buona serata presto, buona serata a te. Francesco Amzai, mi sa che ti devi fare una bella dormita dopo la live. Sì, ma perché ho dormito male stanotte? Perché ieri sera, come ho già detto, mi si è un po' spezzato il cuore, infatti questa diretta mi sta anche aiutando a non pensarci, poi appena stacco ci penserò. C'è questa giovane comica, beh giovane, una donna, una comica famosa, conosciuta in Italia, di cui non voglio fare il nome, con cui mi stavo sentendo, eccetera, e stanotte me la sono trovata quando ero con Mario Coco, testimone, me la sono trovata davanti a pochi metri, che si baciava con uno della redazione. Boh. Sono cose che fanno un po' male. Però ringrazio ancora pubblicamente Mario Coco che mi è stato vicino, ci abbiamo riso sopra però. Emilio Cioriani, Anna Maria Barbera. No, ammazza che Anna Maria Barbera. No, no, mamma mia, no. Cioè, con tutto rispetto anche per lei, no, no. No, una donna più giovane, una comica. Indagate, tanto io non lo dico. Dai, era per sdrammatizzare. Ammazza, sdrammatizzare. Barbera è un dramma. No, sconsolata, no, no. Seguendo la diretta, il tempo è volato. Ah, mi è volato anche a me, devo dire. Virginia Raffaele. No, magari Virginia Raffaele, no, no. No, Virginia Raffaele non ho nessuna speranza. So già che non ci sarò mai con Virginia Raffaele. Ma è già comunque difficile per un comico stare con una comica, sembra facile, dici che bello, che carini, magari fanno l'amore, fanno anche l'imitazione insieme. No, non è facile. Al 18° sbadiglio, Victor vide gli occhiali della sua amata Anna. Sì, fra un po' sì. Gli occhi, sì, gli occhiali, ragazzi, pensate come sto. Non ho dormito per sta cosa, perché anche se adesso io vado su e mi stendo, continuo a pensare a sta cosa di aver visto lei, vabbè. Sti cazzi. Ragazzi, buona continuazione, grazie per aver seguito questa diretta. Viva Bud Spencer, viva Paolo Villaggio e insomma, non ne avremo mai più artisti così bravi come loro, però grazie di essere esistiti e mi rimane quella spina nel fianco, questa cosa che mi è rimasta qua, che non ci sia stato modo negli anni 80 o 70 di a un produttore, qualcuno a cui venisse in mente, magari c'è stato, ma mi rimarrà sempre il mistero perché non è mai stato trovato, non è mai stato inventato un modo, trovata una soluzione per far fare un film a Villaggio e Bud Spencer, cioè, dato che loro hanno recitato con tutti, cioè, poi insomma non c'è neanche più una logica, cioè, oggi guardi Don Matteo ci trovi Rovazzi, ma se lo merita Rovazzi di recitare con una leggenda come Terence Hill? Vabbè, è come la stessa cosa di Don Matteo, poi chiudo. Don Matteo da quanti anni c'è? Da una vita. Mai una volta una puntata con Bud Spencer che facesse, che ne so, un vescovo o qualcuno che non c'è. Cioè, tutti hanno fatto Don Matteo, ragazzi, tutti, anche molti amici miei, Giacobazzi, Paolo Cevoli, tutti. Bud Spencer manca una puntata. Peccato, vabbè, penso che, dati i tempi in cui siamo, eccetera,
riusciremo a vedere giusto I delitti del cuoco 2 in cui Cannavacciuolo farà il figlio di Bud Spencer. Comunque, buona giornata, grazie per questa bella live. Grazie a voi. Ciao Francesco Mzai, ciao Cosma Costantini, ciao Francesco Lolli, ciao Ivan Saladino, grazie ancora. Ciao Giuseppe Scucimarri, ci vediamo dopo domani. Ciao a tutti quanti. E insomma, viva Bud, viva Paolo, viva queste due leggende e viva le persone positive che sanno far ridere con intelligenza e con bontà. Detto questo, buona giornata.